Buonasera a tutti, bentrovati al nostro consueto appuntamento. Come voi tutti sapete, oggi è stato riaperto il mercato ortofrutticolo di Vallicelle. Tutte le operazioni si sono svolte nel massimo rispetto delle regole del distanziamento sociale e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Quindi io faccio un ringraziamento a tutta la popolazione che con responsabilità, con grande senso di responsabilità, ricomincia quella che viene chiamata oggi la fase 2. Dal 4 maggio saranno riaperti il cimitero del centro storico e i cimiteri delle frazioni, quindi tutte le persone possono recarsi presso questi luoghi di culto. Quello che raccomando è non creiamo situazioni di assembramento, cerchiamo di mantenere la distanza tra le persone, utilizziamo i dispositivi di protezione individuali, quindi le mascherine e i guanti, soprattutto nei luoghi chiusi. E quindi anche sui mezzi di trasporto per coloro che fanno uso dei mezzi di trasporto. Come sapete, riapriranno anche le aree verdi e i parchi, tranne che per quanto riguarda i giochi all'interno di queste aree, e riaprirà anche l'isola ecologica nei giorni e negli orari che voi sapete e che potete comunque trovare sul sito. Anche qui la raccomandazione è quella di recarvi in questi luoghi senza creare assembramenti, rispettando il distanziamento sociale e raccomando assolutamente l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, mascherine e guanti. Beh, abbiamo trascorso il 1º maggio, abbiamo voluto celebrare questa ricorrenza attraverso un segno di vicinanza a tutti coloro che erano al lavoro il 1º maggio, in particolar modo a quelli che erano impegnati all'interno del nostro ospedale, quindi ai medici, agli infermieri, agli operatori sociosanitari e con essi anche a tutte le rappresentanze delle forze dell'ordine e dell'esercito che sono qui a Camerino. Un segno di particolare vicinanza lo vorrei esprimere per la ricorrenza appunto del 1º maggio a tutti coloro che sono caduti nell'adempimento del dovere, a quelli che sono morti sul lavoro, alle loro famiglie, ma soprattutto anche a tutti coloro i quali hanno perso il lavoro e che quindi vivono una situazione di particolare difficoltà e di bisogno. Sappiano che questa amministrazione sarà al loro fianco e non mancherà di sostenerli, di sostenere chiunque dovesse averne bisogno. Un ringraziamento particolare lo dobbiamo all'azienda Symbiotech per la donazione fatta ai medici, ai infermieri, operatori sociosanitari di integratori alimentari. E quindi a loro va un nostro apprezzamento e il nostro ringraziamento. Un altro ringraziamento particolare lo dobbiamo fare al Comitato Corsa alla Spada e Palio, nella persona del suo presidente Stefania Scuri, per l'iniziativa della raccolta fondi in favore dell'ospedale e adotta una bigotta per aiutare l'ospedale di Camerino. Alla Presidente Stefania Scuri vanno i ringraziamenti, come va il nostro ringraziamento alle signore Maria Logrippo, Patrizia Menghi e Antonietta Schepis, che sono le persone che hanno realizzato con sapiente maestria le pigotte. Dobbiamo poi essere orgogliosi dei ragazzi che frequentano il nostro liceo, il liceo di Camerino, soprattutto ai ragazzi delle sezioni terza A e terza B, che sono arrivati alla finale delle Olimpiadi Raffaellesche 2020. Quindi un grosso in bocca al lupo da parte di tutta la nostra città, da parte di tutta la nostra comunità, che siamo sicuri che farete onore alla nostra cittadina, farete onore ai vostri insegnanti, ai vostri docenti e soprattutto alle vostre famiglie. Con loro un ringraziamento va al preside Francesco Rosati e alla docente Carla Brandi che li ha preparati. Come dire, un augurio ancora particolare lo rinnoviamo anzi alla signora Sheila Betti, la moglie del professor Carlo Polidori,
stimato docente Unicam, amico, oltre che impegnato in associazioni della nostra città. Perché? Perché la signora ha avuto la cittadinanza italiana e quindi noi gli rinnoviamo il benvenuto all'interno della nostra comunità. Bene, una notizia molto molto importante è quella dell'arrivo lunedì 4 maggio, quindi lunedì prossimo, del commissario alla ricostruzione, il dottor Giovanni Legnini a Camerino. Il dottor Legnini, il commissario, verrà a Camerino chiaramente su invito, ha scelto di venire a Camerino, ha scelto Camerino come luogo di ripartenza dei lavori di ricostruzione conseguenti al terremoto. Per noi è un grande momento, un momento molto importante perché segna il momento della ripartenza. Noi ci siamo avventurati in questa fase con quello slogan, con quel nome. La nostra lista portava il nome di Ripartiamo. Bene, deve essere questa una nuova ripartenza, una ripartenza che ha avuto purtroppo, che viene purtroppo dopo un momento di blocco dovuto all'epidemia, ma che trova con l'arrivo del dottor Legnini a Camerino un momento di ripresa, un momento di entusiasmo e quindi il fatto che il commissario straordinario abbia deciso di raggiungere la nostra città e di ripartire, di ricominciare questa nuova fase, la fase 2 da Camerino, non può che renderci orgogliosi e pieni di entusiasmo. Anche in relazione al fatto che proprio ieri il commissario ha varato queste nuove quattro ordinanze che sono molto importanti e che secondo noi daranno impulso a questa nuova fase di ricostruzione. L'ultima notizia è relativa alla comunicazione dei casi di contagio che sono rimasti invariati rispetto a quelli comunicati nella scorsa settimana e abbiamo quindi 6 casi, scusate, 6 casi positivi e 12 in isolamento fiduciario. Questo ci induce a rimanere cauti nel riavvio di un lento ritorno alla normalità, perché dobbiamo essere consapevoli che il virus non è stato sconfitto, che è ancora presente, che continua a fare danni. Quindi dal 4 maggio ricominceranno le attività, avremo la possibilità di tornare a praticare attività sportive, a fare passeggiate, ma dobbiamo assolutamente essere responsabili, rispettare le norme, le regole del distanziamento sociale. Raccomando assolutamente l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, quindi mascherine, guanti, soprattutto nei luoghi chiusi. Quando andiamo nei negozi, quando andiamo nei supermercati, dobbiamo fare attenzione, cercare di rispettare le distanze e soprattutto poi utilizzare le mascherine. Quindi la situazione sarà costantemente monitorata e sono pronto ad adottare ogni tipo di iniziativa che dovesse ritenersi necessaria qualora la situazione dei contagi dovesse registrare un aumento, che io mi auguro non ci sarà, perché sono sicuro che voi utilizzerete l'intelligenza, utilizzerete il vostro grande senso di responsabilità. Quindi avviamoci ad affrontare questa nuova fase nel segno di un lento, progressivo ritorno alla normalità, sapendo però, essendo assolutamente consapevoli del fatto che ancora questo maledetto virus non è stato sconfitto. Quindi grazie, vi do appuntamento alla prossima settimana.